L'avevo amata alla follia. Ma perché amiamo? Non è una stranezza non vedere al mondo che una persona, una sola persona, non avere in mente che un solo nome, che andiamo mormorando senza posa, come una preghiera. Non starò qui a raccontare la nostra storia, l'amore ne ha una soltanto, sempre la stessa. E un giorno lei morì. Come non lo so, non lo so, non lo so più. Era una sera piovosa, entrò in casa bagnata. Poi l'indomani tossiva e si ammalò. Poi la febbre alta e non lo so, ho dimenticato tutto. E morì e basta. Ricordo benissimo la bara e il rumore delle martellate quando inchiodarono il coperchio. Fu sotterrata, lei, in quella fossa. Scappai il più lontano possibile. Mi rifugiai nella nostra camera, tra le nostre cose, il nostro letto. E lì ci rimasi non so quanto, giorni, settimane, mesi. Un mattino il dolore fu talmente tanto che poco ci mancò che aprii la finestra e mi buttai per strada. Poi feci per scappar via, ma mi fermai davanti al grande specchio, dove lei, sempre, si guardava ogni giorno prima di uscire. Quello specchio che l'aveva riflessa così tante volte, che doveva averne conservato l'immagine. Ero lì, fermo, in piedi, fremevo e lo sguardo fisso su quel specchio, ormai vacuo, e l'aveva contenuta, intera e posseduta, al pari di me. Mi parve di amare quello specchio e lo toccai. Era freddo. Senza volerlo, senza saperlo, ritornai al cimitero sulla lapide. Queste poche parole. Amò, fu amata e morì. Allora singhiozzavo e un desiderio di amante disperato si impadronì di me. Passare l'ultima notte accanto a lei, piangendo sulla sua tomba. Allora mi accorsi che imbruniva e per non farmi scacciare dal guardiano mi nascosi dietro gli alberi. E poi a notte fonda abbandonai il mio rifugio. Allora iniziai a camminare su quel suolo pieno di morti, ingrassato di carne umana, ma era buio e non la trovavo più. Allora, stremato, mi sedetti su un'altra lapide e un vago orrore si possessò di me. Mi parve che la lastra di marmo dove io sedevo si muovesse. Allora io balzai sulla tomba vicina e vidi alzarsi la pietra e il morto apparire. Era uno scheletro curvo che si alzava. Allora vidi sulla croce, lessi queste parole: qui giace Jacques Levan. Amò la famiglia, fu onesto e buono e morì. Ma poi lo scheletro iniziò a prendere un sasso aguzzo, iniziò a grattare quella scritta e cancellò quelle parole. Al loro posto, lentamente, con la punta di quell'osso che era stato il suo indice, scrisse: qui riposa Jacques Levan. Abbreviò la morte del padre per l'eredità, tormentò la madre e i figli e rubò quando gli fu possibile e morì miserabile. Allora io, quando mi voltai, mi accorsi che tutte le tombe erano scoperchiate e che tutti i morti cancellavano quello che c'era prima, tutte quelle menzogne per ristabilire la tremenda verità. Allora io corsi in cerca di lei e la vidi da lontano, e il volto avvolto nel sudario, ma al posto del vecchio epitaffio sulla lapide c'era scritto: uscita un giorno per tradire il suo marito. Prese freddo sotto la pioggia e morì. La mia scelta è stata il monologo La morta di Guy de Maupassant. L'ho ritenuto interessante un rapporto, no, di amore che poi si evolve come abbiamo visto.
Sono Raffaella Imparato, ho 18 anni, frequento il quinto anno liceo scientifico Sbordone di Capodimonte, studio al secondo anno al laboratorio teatrale di Carlo Cercello, l'Elicantropo. Abbiamo registrato con Rai Educational un episodio riguardo il rapporto tra fratelli, ho fatto un po' di pop e break e per il futuro vorrei studiare logopedia e magari insegnare ai bambini teatro applicando anche la logopedia dal punto di vista medico. 1,60 m.